Ciao amici di Aleato Games, prima partita con l'aggiornamento 2.5.1, quindi è giovedì pomeriggio mentre sto registrando. Non ho fatto caso se c'era o meno la visualizzazione della divisione dell'avversario, visto solo che c'è una valutazione elevatissima. Come vedete ho cambiato un po' di giocatori, sono tornati Salah e ho tornato Odegaard, e ho lasciato Hernandez, ho messo anche Tagliafico perché sono tutte e due valutazione C. Mettiamo Eze, quindi visto che c'è freccia in alto, davanti è tutto bene, anche dietro. Vediamo un po' l'avversario, 2745, 100, 100, 102, anche lui con Maradona, sopra i 100, va bene, 2745. O stregheta. Allora, andiamo a giocare e vediamo che succede. Poi facciamo caso bene assieme se c'è di nuovo la divisione del giocatore o meno, se neanche questo ha portato la Ben ritrovati versione amici telespettatori, un altro 2.5.1. appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in Dai esclusiva. ragazzi. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Partita già in corso di svolgimento. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Lewandowski. Si ricomincia dal portiere. Lancio lungo del portiere. Luca, secondo te No. quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Oggi in campo c'è Alessandro Bastoni, un difensore che mi piace tantissimo. Si è messo in luce in questi anni ed è diventato una certezza del calcio italiano. È uno dei centrali più completi in circolazione, soprattutto per la capacità. Non si No. passa! Tempismo perfetto, bell'intervento. Ecco Lewandowski. Lewandowski ci prova con un pallone profondo. E passa! Ha solo il portiere davanti a sé. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Ecco Lewandowski. Vede la porta. Hernandez. Gioca una palla lunga. Sulla destra. Mohamed Salah. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. La mette in avanti, vince il duello e la fa sua. Passaggio sulla destra. Salah se ne va. E sbaglia completamente il suggerimento. C'è l'opportunità per il contropiede. Mohamed Salah vede lo scatto e cerca la profondità. Messi la mette in mezzo. Tenta la conclusione. Mannaggia. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. L'Italia si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Messi. Gio Cancelo. Messi. Pallone interessante in verticale. Prova a darla profonda nello spazio. Salah. No, ho sbagliato. Robson. Buono, sbagliato Sceglie di pure lui. andare per vie verticali. Riceve un pallone interessante. Prova a creare un grande intervento del Ma portiere. ragazzi. Che grande parata.
Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ma che ha fatto il portiere? Vabbè. Ho lasciato fuori Alexander Arnold, mi sono sbagliato. Vabbè, prossima partita lo mettiamo dentro. Una sostituzione. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare in mista. E va a colpire di testa. No ragazzi, non lo so, manco. Cioè. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Stava facendo un autogol e niente. Soltanto rimessa laterale qui. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. Messi. Mohamed Salah. Cross in arrivo. Passaggio intercettato. Tchouaméni. Cerca l'uomo là davanti. Gran prova di forza, palla recuperata. Mohamed Salah. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Errore qui, pallone sprecato. No, Eze. Messi la gioca sulla destra. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento. C'è il colpo di testa. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Pallone di ritorno verso il centro. Bello. No, fuori gioco. E l'arbitro con l'assistenza del guardaline dice. Ma io questo fuorigioco, ragazzi, non lo vedo, comunque. Mi sembravano sulla linea. Palla riconquistata immediatamente. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Qui può partire il contropiede. Segnalo. Ottimo passaggio, deve dire. No. Sicuro qui l'intervento del portiere. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni riposte. Eze non mi è piaciuto. 5 minuti in cui gli attacchi hanno sparato. Eze non mi è piaciuto. Non una brutta partita dentro del pool. E ci rischiamo Anthony, dai. Proviamo. E dunque, tutto è ancora possibile. E poi Vinicius. Ma sì, dai. E anche Tagliafico. Via. Sostituzione per l'Italia. Numero 10. Numero 7. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione numero di gioco. 21. Una delle numero due compagini 19. Ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno il a casa la vittoria. Il numero 6. Maradona. Il numero 11. Pavard. Occasione per il contropiede. Ottima discesa sulla destra. L'estremo e difensore la caccia lunga. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. La giocata troppo no. Corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. E no. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Pallone interessante, in verticale. Supera il diretto avversario. Preferisce il retropassaggio. No. Un contesto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili.
Salah. Buono. Allarga il gioco a destra. È di 71.898 spettatori. Ci prova con un pallone profondo. Messi. No. Vede lo scatto e cerca la profondità. Buono. Pavard. Prova a darla profonda. Nello vai spazio. Anthony, vai. Cross di Anthony. Rubare palloni così non è mai un caso. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Ma fallo di chi? Yeah. Odegaard. Super offensivi. Andiamo. Sostituzione per l'Italia. Numero 18. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Lascia il campo per il numero 9. Attenzione, un cambio. Errore qui, pallone sprecato. Vai Anthony, vai. Parata di Donnarumma. Devono pensare a soluzioni più creative. Va di testa. È arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Bello il cross, ottima conclusione. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. L'Italia sblocca il risultato 1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Hanno subito e ora stanno adottando un approccio più incisivo per arrivare in porta. Crossare al centro ripetutamente può dare buoni frutti. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Opportunità di ripartire. Ødegaard prevale e recupera palla. Anthony. Supera il diretto avversario. Cross di Anthony. Io non capisco come abbia potuto commettere un errore così grossolano. Ma quale errore? Purtroppo capita anche ai migliori qualche volta. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Mbappé. Prova la giocata di misura. Se ne va. Bravi, bravi. Libera il compagno meravigliosamente. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare. Parata notevole, non era facile. Grande Sommer. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Una parata determinante. Ci stanno un po' chiudendo adesso. In questo momento e l'ha fatta. Bene. Ci prova con un pallone profondo. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Recuperano il possesso del pallone. Meno male. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Holland. Maradona. Neymar. Pericolo. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Neymar. Verticalizza.
non hanno tutto il tempo del mondo, devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. De Paul vede lo scatto e cerca la finita. Mbappé può liberare il tiro. Bene. Così, non c'è più tempo. Beh, una squadra 2007-42 è comunque un buon segno per Vince. Andiamo un po' alla divisione. Tutti. Eh beh, divisione 1. Vabbè, andata bene, andata molto bene. Ok, allora, schema di gioco. Adesso che tolgo, mannaggia. Questa banchina corta. Eccolo qui, Alexander Arnold. Che tolgo. Tolgo Vinicius Junior. Vai. Andiamo, seconda partita. 7 punti, ragazzi, in 7 partite. Basterebbe pareggiarle tutte, dai. Ma non dico nulla perché abbiamo visto quello che è successo recentemente pure. Quindi non dico nulla. Dico solo che appunto bastano 7 punti. Vediamo un po' l'avversario, se adesso lo dice la divisione o no. No, non me l'ha preso l'avversario. Niente, non... l'aggiornamento 2.5.1 non ha risolto neppure questo bug, per così dire. E vabbè, a cosa è servito questo 2.5.1? Non è che si capisce tanto a questo punto. Allora. Mettiamo dentro Eze, anche se prima non è che mi è piaciuto molto. Proviamo Anthony nel secondo tempo, taglia Figo al posto di Hernandez. Ecco, così abbiamo messo tutti quelli che stanno meglio, tra virgolette, 2603,90. Ragazzi, in teoria, ma la teoria serve poco in questo gioco, bisogna vedere poi nella pratica se riusciamo a fare la quarta vittoria consecutiva in divisione 4. Vediamo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata, signore, un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime 2 ore in nostra compagnia. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Palla filtrante per Messi. Prova a giocarla in avanti, non si è capito con il compagno qui. Eccoci. Prova a darla profonda nello spazio. Movimento brillante alle spalle della difesa. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Ha spazio sulla fascia, la mette dentro. Allontana la minaccia. Messi! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio.
Invito a segnare troppo ghiotto e lui lo ha accettato. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. Ecco il cross. Bell'intervento difensivo. C'è l'opportunità per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Non impensierisce la difesa. Ci prova con un pallone profondo. La gioca dietro. Pallone interessante, in verticale. Un inserimento perfetto, Fabio. La mette in mezzo. E Sommer c'è. Ecco un'occasione di contropiede. Mbappé. No. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Mbappé. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Arnold prova a giocarla nello spazio ma non riesce. Dalla Anthony, bello. Bello, 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 bello. E passa. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Qui può partire il contropiede. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Mbappé prova la fondo sulla destra. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Vinicius Junior ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Passaggio splendido, una chance. Prova a darla profonda nello spazio. Mbappé si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Sceglie di andare. Vai Anthony, vai Anthony, vai. Anthony. Cross di Anthony. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Non è finita. Riesce a buttarla via. Opportunità di ripartire. Tagliafico prevale, recupera palla. È libero di creare pericolo. Prova il cross in aria. Riceve la palla. Ha spazio per cercare il gol. Cross di Anthony. Spazza via. Occasione per il contropiede. Ha dimostrato grande reattività. Non si è lasciato sorprendere. Lancio lungo del portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a giocarla in profondità. E trova bene il compagno. Preferisce il retropassaggio. Lo sposta di peso e gliela porta via. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Il pallone ha superato la linea, nostro, rimessa laterale. Va alla ricerca di un compagno davanti. Holland. In questa azione mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Cerca aiuto nella zona laterale. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Occhio. Ci prova con un pallone profondo. Mbappé prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. La gioca sulla destra. Gioca una palla lunga. Prova a giocare nello spazio, ma non riesce. Ci sarà un minuto di recupero. Vinicius Junior. Pallone interessante, in verticale. Bene. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Ah, fuori Eze, perché proprio niente, non... La prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci dentro sia un solo gol all'effetto. E poi la squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 al termine di questa prima frazione. Dai ragazzi, dai. Ci saranno margini di recupero nella ripresa. Sostituzione per si ricomincia. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Campo per il numero 9.
vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé. Prova a darla profonda nello spazio. C'è spazio da sfruttare in verticale. Supera il diretto avversario. No. Ottiene un buon calcio di punizione. E conquistano il pallone e il pallino del gioco. Riceve un pallone interessante. Guadagna metri. Pallone sul fondo, sì. Sarà rimesso in gioco da calcio d'angolo. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Grande giocata difensiva. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ecco un pallone in avanti. Provano a partire in velocità. Pallone nello spazio. Dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Mette la palla dentro. La toglie dalla porta. Spazza il pallone senza fronzoli. Holland. Prova a verticalizzare. Pallone lungo in verticale. Difensiva oggi è difficile da girare. L'affluenza di quest'oggi è di 72.306 spettatori. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. La mette sulla sinistra. Sané. Bella giocata. Va via di forza. Esattamente questo è l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. Esatto, Fabio. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Palla filtrante per Messi, la gioca a sinistra. Sané. Sceglie di andare per vie verticali. A sinistra con il passaggio. Pallone interessante, in verticale. La mette in mezzo. Ci chiede, c'è... Parata strepitosa di Sommer. Palla e Sommer c'è. Passo rimbalzo. No. Ma... Messi, ha già lasciato il segno oggi. Cercano l'azione. Che doce. Fortuna, ragazzi. Bella apertura. Holland. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Che fortuna. Che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Se ne va con un gioco di prestigio. Tagliafico la mette in mezzo. La allontana deciso. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole. Ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a prolungare. Sané. Errore qui, pallone sprecato. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Parata strepitosa di Sommer. Vabbè, giusto. Giusto. Manchester United ha pareggiato. Giusto. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è provato sulla palla. Dentro Salah. Dentro De Paul. Dentro Alexander Arnold. Dentro Magalhães. E vediamo che succede.
Sostituzione per l'Italia. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Numero 18. Perfetta parità dunque. Numero 5. La domanda è: ora riusciranno a tenere numero alti i ritmi e provare a vincere? Lasciano il campo e passa. Il numero 7. Il numero 8. Il numero 66. Ci prova con un pallone profondo. Il numero 4. Buona opposizione della difesa. E via la palla in calcio d'angolo. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. È stato bravo. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Alexander Arnold prova a darla profonda nello spazio. Ottimo dribbling. Sceglie di andare per vie verticali. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Mbappé vede libero il compagno. Mbappé, pallone interessante in verticale. Giusto il pareggio, dai, giusto, giusto. Chiude qui la partita. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma non sono riusciti a piazzare. Peccato, però, perché ho avuto quella botta di fortuna prima. Vediamo un attimo questo avversario di che divisione era. Ah no, divisione 4. Potevamo fare meglio. Però, ragazzi, è stato bravo. Va bene, va bene, va bene. 10 punti in 4 partite, dai, ne mancano 6. Sempre potrei pareggiarle tutte. Però, magari se adesso la vinco è meglio, eh. Però, vediamo che succede, vediamo che succede. Poi ci fermiamo, ovviamente. Più di 3 partite non si riesce a registrare. Un attacco, no, inaccettabile. Dai, ecco sta tacca. La prossima l'accetto, che devo fare? Che devo fare? Accettiamo, accettiamo. Che noia queste cose. 2709. Ce la rischiamo con questa tacca. A volte quattro tacche non ci danno nessun buon risultato. Vediamo. Ok. Allora. Mumble. Partiamo così. 2709, Salah, Haaland, Mbappé, Messi, abbiamo gli stessi. Cancelo, Van Dijk, va bene. Forza ragazzi, forza. Bello, in difesa siamo messi bene. Ok. Beh,
Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Qui può partire il contropiede. La gioca in profondità. Vai Olan. Si avvicina alla porta. Occasione da rete. E vai. Che gol! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Mbappé! Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. Gio Cancelo. C'è il retropassaggio. Tonali riceve la palla. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro. Questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Impossibile calciare da posizione migliore. È un'opportunità ghiotta per uno con le sue abilità da calcio da fermo. Messi! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Italia riconquista subito la sfera. Pallone interessante in verticale. Supera il diretto avversario. Il personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Pallone di ritorno verso il centro. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ci prova con un pallone profondo. Movimento brillante alle spalle della difesa. Se ne va. Palla dentro di Mbappé. La allontana deciso. Cerca l'uomo là davanti. Occasione per il contropiede. Tentativo di allungare il gioco. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Opportunità di ripartire. Salah. E passa. Sfugge all'avversario con un ottimo numero. Scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Prova a darla profonda nello spazio. Passaggio sulla destra. Kanté. E sbaglia completamente il suggerimento. C'è l'opportunità per il contropiede. Supera il diretto avversario. No, perché l'ha fatta così bassa? Un giocatore è sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Ah. Provano a partire in velocità. Sceglie di andare per vie verticali. Holland si è mosso bene, non è riuscito a sfruttare questa occasione. Cercano l'azione veloce. Vede lo scatto e cerca la profondità. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Riceve in ottima posizione. Se ne va. Conclusione. Sarebbe stato un gol straordinario. Peccato per la conclusione. Con la palla tra i piedi è pericolosissimo. I difensori devono tenerlo sotto osservazione o li punirà. Decide di non rischiare. Preferisce il retropassaggio. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria.
attaccare con troppa foga a volte può. Colpisce il pallone. Beh, il pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. È così, Fabio, che si sfruttano gli spazi. Ha tagliato fuori la difesa creando una ghiotta occasione da gol. È ben posizionato e spazia via la palla. Supera il diretto avversario. Ecco che parte il cross. Va al tiro. Bel tentativo, peccato non va. Ottima la tecnica di esecuzione. È mancata solo un po' di precisione. E siamo al loro terzo corner. Ancora nessuno per i rivali. Incornata! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Voglio vedere le statistiche di fine primo tempo, poi. Ah. Può liberare il tiro. Chance per tiro. Oh. Trovano la rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Che gol, mica male, davvero mica male. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. E si riparte da un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Ødegaard. Pallone interessante, in verticale. Vai Ødegaard. Con il portiere. La palla va sul palo. Cross tagliato al centro, va a tirare. Ah, che peccato, che sfortuna Ødegaard. Grandissimo, grandissimo. Mbappé. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. There will be 3 minutes at a time. E passa. Gioca con Selo. Ci prova con un pallone profondo. Prova a darla profonda nello spazio. La gioca all'indietro. Ødegaard. No, niente. Bel tiro sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Hanno oh, che bella partita. Opportunità, altrimenti parleremo di tutt'altro risultato, ma la storia non si fa con i se, come si suol dire. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di 2 reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Si riprende con il secondo tempo. Prova Salah. Gioca Cancelo. Messi. Kanté. Mohamed Salah ci prova. Poteva certamente fare meglio. Che bella azione che ha fatto. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Salah. Messi sceglie di andare per vie verticali. Tonali. Holland ci mette il piede, conquista la sfera. Ci prova con un pallone profondo. James. Kanté. Palla a Messi. Riceve un pallone interessante. Si riparte con un fallo laterale. Allora. Ma qui nessuno. Beh, no, sì. Ødegaard è stanco. E anche Tchouaméni. Andiamo di. Dai ragazzi, su.
Substitution on the field. Number 5. Number 21. Pallone interessante in verticale. Lionel Messi. Si ferma qui la manovra. Coming on the field. Number 10. Mbappé. Neymar. A sinistra con il passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Lewandowski. Bravo il difensore a supportare la manovra anche in attacco. La gioca a sinistra. Occasione di contropiede. Intervento tempestivo a sbrigliare la matassa. Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly. Scatta verso il pallone. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Passaggio splendido, una chance. Lewandowski. Bella giocata. Ancora una volta la difesa non regala niente. Vede lo scatto e cerca la profondità. Qui deve tirare. Macho. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Ci prova con un pallone profondo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. E 3 per la squadra avversaria. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. No, ma che hai fatto? The ball. Va alla ricerca di un compagno davanti. Tocco preciso. Holland. Supera il diretto avversario. Può vedere la porta. Ottimo intervento di Ederson. No, sala. Neymar. Ecco Lewandowski. Mbappé. Mohamed Salah. C'è spazio, occhio! Palla di nuovo sotto il loro controllo. Che pallone gli ha dato! La mette in mezzo. Smanaccia via il pallone. La mette in avanti. Il portiere la calcia lontano. Una serie di passaggi corti e precisi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Vediamo cosa decide l'arbitro. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Non era in programma, ma niente da fare. Vanno, ma dove? 10 metri. C'è una responsabilità enorme. Grande tensione. Tutto è pronto per il calcio di rigore. Non si è fatto emozionare né distrarre. Questo è da includere nei manuali del calcio. Capitolo come calciare un rigore. Scegliere una direzione. E no, questo non è il rigore però, no. Sicuro. Complimenti. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presentano. Questo non è il rigore, dai, per me è il rigore anche questo. Prova a darla profonda nello spazio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ha spazio sulla fascia. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Fizza il portiere. È un vantaggio importante, arrivati a questo punto della gara. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Sceglie di andare per vie verticali.
prova Salah, pallone interessante in verticale, prova a darla profonda nello spazio, opportunità di ripartire, sceglie di andare per vie verticali, ecco il tiro, la mette in rete. Ma è tardi caro mio, un gol così importante in pieno recupero, ha fatto il cucchiaio, ha trovato un gran gol, eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara, la fame di vittoria è stata quella decisiva nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. E va bene ragazzi, ci portiamo a casa questi altri tre punti, a quanto andiamo? Quanto andiamo? 13, prossimo video assolutamente promozione, 3 punti in 5 partite, beh direi di farli prossimo video. Ragazzi, grazie per l'attenzione.